una boccata d'ossigeno per le strutture sanitarie private calabresi, in arrivo quasi 196 milioni di euro. A tanto ammonta il budget per il 2017 destinato dall'ufficio del commissario alle strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto è stato firmato da Massimo Scura e Andrea Urbani lo scorso 20 dicembre. 24 ore prima era stata distrutta la targa «Qui l'Ndrangheta non entra», posta all'ingresso del municipio. Stanotte, nello stesso luogo, è stata fatta esplodere una bomba carta che ha provocato danni ingenti al portone del comune di Cessaniti. Due episodi che hanno creato allarme e preoccupazione tra la popolazione del piccolo centro del Vibonese. A scoprire l'ennesimo danneggiamento, questa mattina presto, alcuni dipendenti dell'ente che hanno immediatamente allertato i carabinieri della compagnia di Vibo. A 7 anni dalla rivolta di Rosarno, i medici per i diritti umani denunciano l'inerzia delle istituzioni e chiedono con urgenza un miglioramento dei servizi abitativi e di trasporto pubblico per rendere più dignitosa la vita dei lavoratori della baraccopoli di San Ferdinando. «Siamo tornati indietro di anni», continua a lamentare Medu, che per il quarto anno consecutivo opera con una clinica mobile nella piana di Gioia Tauro. Giornata dedicata allo scambio di auguri in riva allo stretto per i big del PD. In un noto del cittadino, il segretario regionale Ernesto Magorno ha voluto incontrare tutti per il tradizionale appuntamento natalizio. Ovviamente il momento è stato buono anche per fare il punto della situazione ed inevitabilmente è stato il nome del sindaco Giuseppe Falcomatà a tenere banco. La stampa nazionale ha inserito il nome del primo cittadino tra i possibili componenti della nuova segreteria di Renzi. Fine anno, tempo di bilanci, anche il Festival d'Autunno di Catanzaro, diretto da Antonietta Santacroce, ha registrato per la sua 14ª edizione, da poco conclusa, un ottimo riscontro. La Santacroce, insieme al presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, ha incontrato i giornalisti.